Salve a tutti carissimi amici di Infinity Games ed eccoci qui con Red Dead Redemption 2. Ragazzi, questo video lo voglio dedicare alla caccia all'alce leggendaria, l'alce americana leggendaria che è veramente enorme. Qui ci sta un punto interrogativo, voglio vedere un attimo di che si tratta. Sentate il territorio di un animale leggendario. Ah, forse ci siamo ragazzi, ci siamo già. Allora, prima che te ne vai cavalluccio. Ragazzi, vi consiglio per questi animali così grossi, no? Dove sta? Eccolo qua. Vi consiglio di utilizzare un fucile di precisione, ok? Questo lo porto nel caso in cui serve che si avvicina, perché non sappiamo neanche come si comportano questi animali, va a finire che incominciano a caricarvi. Ah, ragazzi, posso usare qualsiasi arma, ricordatevelo, perché con gli animali leggendari non avete il problema. Che dobbiamo andare in acqua? Non avete nessun tipo di problema per quanto riguarda l'usura della pelle, cioè la pelle non si rovina, ok? In base al tipo di arma che utilizzate. Questo vale soltanto ed esclusivamente, ricordatevelo, per gli animali leggendari. Allora, vediamo un attimino innanzitutto dove si trova, perché poi ragazzi, per non farla scappare, dovete stare anche attenti. Vi voglio ricordare una cosa e fate molta attenzione a ciò che dico. Siccome gli animali leggendari ce ne sono uno solo e basta, ok? Uno e basta, rischiate seriamente di compromettere tutto. In poche parole, ragazzi, rischiate veramente che fate qualche stupidaggine oppure che ne so, non raccogliete la pelle subito, la perdete. Quell'animale non spawnerà più, cioè l'avete perso. Ok? E quindi io vi consiglio di evitare assolutamente tutto questo. Dove sta sta cosa? Oh Gesù. Ma già l'ho fatto, scusami, eh. Sta rincoglionì. Aspettate un attimo perché non riesco a capire sto coso che sta a fare. Forse già l'abbiamo trovata e ci sta portando appunto sul punto di là dobbiamo andare. Addirittura. No, non sto capendo perché mi ha dato gli indizi come si deve. Ma questo è idiota. Andiamo un attimo a sto punto interrogativo, vediamo un po' che cosa ci dice, perché a me mi sembra un po' strano, vi dico la verità. Non ho capito che cazzo sta a fare. Allora, questo è porta dritto, ma l'abbiamo perso? Porta qui, però poi. Ah, eccolo. Ah, ragazzi, di solito sono sempre tre indizi, quindi fate attenzione. Di solito sono sempre tre, dopodiché vi porta nel punto esatto dell'animale. Ok. Eccolo, ragazzi. Niente. Ok, ce l'ho. Mannaggia. Ok, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché non avete grandi possibilità. Allora, innanzitutto vi consiglio di studiarla se potete, però non ho capito perché non mi dà. Ehi.
Mi mira e non mi mira, non ho capito che cazzo sta a fare. Perché fa così? Avanti, vediamo se ci riusciamo. Allora, studiamolo un attimo. In modo che poi, ecco, facciamo segui e non lo perdiamo. Vorrei colpirlo al cervello, se riesco. Veramente volete colpirlo anche al cuore, in realtà, eh? Ecco, colpiti 3 volte al cuore o 3 volte al cervello e l'animale muore. Ok, ragazzi, vi raccomando, non vi dimenticate di scuoiare l'animale. Altrimenti lo perdete definitivamente, non c'è possibilità di recuperare questo animale leggendario. Ok? Perfetto. Il nostro bel cavalluccio che fine ha fatto? Perfetto, eccolo qua. Carichiamolo su. Salite in groppa al cavallo. E ragazzi, importante, salvate sempre ogni volta che prendete una pelle del genere. Allora, vediamo dove si trova il trapper. Dovrebbe trovarsi vicino da qualche parte. Non tanto vicino. Vabbè, ci facciamo questa passeggiata insieme e voglio anche farvi notare che quando prendete, perciò è importante salvare, quando prendete una pelle leggendaria, di solito può succedere di tutto. Vi attacca qualche animale, oppure che ne so, ci sono dei tipi che vogliono cercare di derubarvi. Voi invece salvate che, male che vada, potete ricaricare e avrete il vostro cavallo con la pelle sopra. Un'altra cosa, ragazzi, ho detto anche nel video precedente, dovete sempre, una volta presa la pelle, andare immediatamente dal trapper, non vi fate giretti o missioni perché rischiate di perdere la pelle. E vi ripeto, non potrà più spawnare quell'animale. Una volta cacciato e che sulla mappa vi segnerà il simbolo dell'animale, il disegno dell'animale con la X sopra e quindi che è stato cacciato, quell'animale non spawnerà più. Quindi voi rischiate seriamente di perdere un'occasione unica. E magari il vostro caricamento è di qualche ora fa e insomma poi dovrete fare tutto da capo, quindi è meglio evitare qualunque tipo di problema. Vorrei poi cercare di fare un video tutorial dove spiega tutto sulla caccia. E anche per mostrarvi che tipo di munizione utilizzare, per quale tipo di animale e quant'altro. Quindi vorrei fare un po' tutto questo tipo di discorso in un video a parte e spiegare appunto perché è importante cacciare non solo per la vendita delle pelli, ma soprattutto per il trapper, perché per chi è amante di abiti particolari, vestiti, indumenti da indossare che sono unici nel gioco, non li potete acquistare, li potete acquistare solo se trovate quei determinati tipi di pelle. E, insomma, è una cosa carina, è una cosa molto bella. Purtroppo, però, vi dico subito che vi porterà via parecchie ore, ragazzi, di gioco, perché per cacciare non è semplice. Forse è proprio semplice cacciare l'animale leggendario se seguite questi piccoli consigli che vi ho dato. Proprio perché è possibile cacciarli con qualsiasi tipo di arma, non abbiamo bisogno di utilizzare un'arma specifica per quel tipo di animale, ma basta sparargli addosso qualsiasi cosa, anche con la dinamite, e appunto quell'animale vi darà sempre pelle perfetta. Il problema invece sussiste nel momento in cui voi dovete cacciare degli animali normali, dove appunto passeranno di livello le varie tipi di pelle, quindi come ad esempio la Marridotta, Integra, Perfetta, che sono tre cose completamente diverse. Allora, vendiamo al trapper.
Eccola qui. Anche l'arce leggendaria. Adesso vedrete in alto a sinistra. Ora il trapper può creare indumenti usando pelle di arce leggendario. Vabbè, ragazzi, io direi di completare qui questo video. Vorrei invece portarvi un altro video completamente diverso, appunto, che spiega un po' tutto per quanto riguarda il trapper e appunto le modalità di caccia. Vabbè, ragazzi, allora io da Infinity Games vi do appuntamento al prossimo video, sempre con Red Dead Redemption 2. Spero che questo temporale non ci sia più. E niente ragazzi, ci vediamo presto, vi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e al prossimo video, ciao a tutti!